Sì, abbiamo molto investito sul ricambio turistico attraverso lo sviluppo degli aeroporti, ma c'è da potenziare l'offerta turistica, quella dei nostri alberghi. E sono davvero soddisfatto del lavoro di squadra che ha fatto il governo regionale, perché grazie all'assessore Calabrese e all'assessore Varì oggi presentiamo un bando di 50 milioni di euro del nuovo ciclo di programmazione, quindi stiamo spendendo le risorse del nuovo ciclo di programmazione per le strutture alberghiere ed extra alberghiere. Sono molto soddisfatto di aver potuto recepire una indicazione che è venuta in uno dei tavoli sindacali. Noi diamo le risorse agli imprenditori perché facciano alberghi belli per i turisti, però vogliamo che l'organizzazione degli alberghi sia un'organizzazione efficiente. A volte in Calabria gli alberghi, così come i ristoranti, hanno lavoratori sottopagati, lavoratori non formati. Abbiamo stabilito nel bando che è motivo di revoca del finanziamento non essere in regola con le leggi sul lavoro. Quindi diamo le risorse agli imprenditori, ma gli chiediamo di strutturare un'offerta di qualità, a cominciare dal personale che dovrà assistere i turisti. È una richiesta che i sindacati hanno fatto qualche tempo fa e che abbiamo recepito in questo bando. Fra qualche giorno l'assessore calabrese convocherà anche le organizzazioni sindacali del settore. Sono molto felice anche del fatto che nel bando ci siano due innovazioni sulle quali abbiamo lavorato nei mesi passati. La prima, diamo una premialità alle proposte provenienti da imprenditori che abbiano resistito all'andrangheta. Vi ricordate, avevamo fatto una legge all'andrangheta. La seconda, diamo una premialità alle aziende che hanno la certificazione di genere, perché qualche giorno fa abbiamo presentato questa iniziativa e io credo che le iniziative che presentiamo poi debbano diventare atti concreti nei bandi della regione. Sicuramente sì, questo ci consente di riqualificare anche il patrimonio alberghiero che non è compiuto nella nostra regione. Il bando sarà a sportello. Confidiamo di poter investire nei prossimi mesi anche ulteriori risorse. Il bando sarà pubblicato in preinformazione oggi, ma le domande si potranno fare dal 2 e dal 3 di febbraio, perché così vogliamo dare la possibilità agli imprenditori di presentare progetti ben strutturati. Vai. Stabilito un tempo per la chiusura dei lavori. Sì, è stabilito un tempo per la chiusura dei lavori, come in ogni bando. Fra poco vi verranno illustrati tutti i dettagli. Sapete che comunico molto con i social, non avete visto alcun posto, alcuna storia di Instagram, come si dice, sul referendum, anche se effettivamente io ho votato per il sì e sarei stato contento che ci fosse stata l'unione, insomma, dei tre comuni. Ora bisogna rispettare il dato del referendum, il consiglio regionale deciderà cosa fare. Te avrà un ruolo importante, perché non è necessario soltanto mettere a disposizione le risorse, ma bisogna fare in modo che queste risorse siano a disposizione degli stanti nel più breve tempo possibile. Siccome Team Calabria è un organismo intermedio, riuscirà in maniera molto più rapida di come avveniva in passato fare le istruttorie delle domande e poi erogare quelli che sono i contributi. Io ritengo che l'offerta turistico-ricettiva in Calabria debba essere adeguata a quella che è la ricchezza e la bellezza del nostro patrimonio naturalistico, culturale, monumentale, dei beni culturali, e quindi debba essere davvero straordinaria. E allora dobbiamo investire, abbiamo deciso di investire in un settore specifico che è quello turistico, che rappresenta uno dei maggiori driver di sviluppo di questa regione. Sicuramente sì, essendo io anche assessore al lavoro, quindi ci tenevo molto insieme al Presidente a spiegare insieme le cose. Il momento importante oggi per la Regione Calabria, un avviso che va nella direzione dello sviluppo e soprattutto aiutiamo anche ad avere in Calabria le strutture turistiche alberghiere delle strutture di qualità. Questo è proprio l'obiettivo di questo bando. Risorse importanti, 40 milioni per l'alberghiero, 10 milioni per l'alberghiero, 10 milioni di euro di investimento,
Quindi auspichiamo che ci possa essere una risposta da parte degli imprenditori turistici calabresi, soprattutto nel riqualificare, rimodernare anche tra loro le strutture alberghiere. Oggi stanno arrivando in Calabria tantissimi turisti e quello che oggi ci chiedono i turisti, quello che abbiamo anche verificato attraverso l'osservatorio turistico regionale, ci chiedono strutture di qualità, ci chiedono i servizi. Noi stiamo investendo molto, tantissime risorse, e questo avviso, che sarà un avviso a sportello, con valutazione anche dei requisiti e di dove vanno realizzate le strutture, oltre che i requisiti appunto sul lavoro, quindi l'incentivo all'occupazione femminile, la certificazione di genere, la revoca del finanziamento per quelle strutture che non rispettano appunto le leggi sul lavoro, quindi le assunzioni regolari, e c'è appunto questa volontà di creare queste strutture, di realizzare queste strutture di qualità. Noi ci crediamo molto, siamo convinti che anche parte del problema della disoccupazione in Calabria possa essere risolto attraverso gli investimenti nel comparto turistico, nel quale stiamo investendo tantissime risorse anche nel Dipartimento Lavoro, e soprattutto un avviso che è fatto concertato con le associazioni di categoria e la Federalberghi, Confindustria Alberghi, Confapi, e insieme ai sindacati anche appunto sulle aspettative, sulle normative che sono quelle dell'occupazione. Quindi auspichiamo ci possa essere una risposta. Io ribadisco, un bando sportello è già pubblicato e dalle 12 di oggi in preinformazione, le istanze potranno essere presentate dal 3 di febbraio, ma dare la possibilità agli imprenditori turistici, agli operatori, per pianificare l'intervento, presentare la migliore proposta. Ribadisco, non sarà un semplice finanziamento a riqualificare una struttura alberghiera, ma andremo a valorizzare un progetto turistico che ogni imprenditore ci dovrà presentare. Quindi come verranno valorizzati i servizi, che servizi verranno offerti oltre alla struttura, che servizi verranno offerti appunto ai turisti che andranno in quelle strutture. Noi continuiamo su questa strada, ribadisco che siamo convinti e lo confermiamo, il turismo rappresenta oggi qualcosa di importante per la Calabria. Stanno aumentando anche le presenze in Calabria, come ho visto anche dalla slide, continuiamo in questa direzione. La musica è sempre stata molto vicino alla Chiesa, insomma, indubbiamente, e anche alla religione, se vogliamo, no? Infatti il concerto che inizierà con una danza degli Spiriti Beati che facciamo al di fuori di Gluck, e poi un concerto sacro scritto per la Santa Lingua di Sant'Antonio da Padova, quindi molti vi... Dopodiché avremo un'altra composizione che, se vogliamo, è sempre comunque legato alla Chiesa, come anche il Trio del Diavolo, perché comunque era anche lui un angelo. No? Acusticamente idonea, non tutte, forse è un po' troppo generosa, però diciamo che in Chiesa si è sempre fatto musica. Viotti è sicuramente un grandissimo personaggio nella storia della musica, è sottovalutato in un certo punto di vista, ed è stato un personaggio veramente poliedrico. Intanto è l'inventore dell'arco moderno che utilizziamo adesso. L'arco precedentemente aveva la forma proprio dell'arco da caccia, come vediamo negli affreschi del Gaudenzio Ferrari. Poi, dopo il suo studio, che ha cercato veramente di rendere il violino molto ma molto più virtuosistico da un certo punto di vista, ma anche allo stesso tempo molto più cantabile. Infatti col nuovo arco possiamo sostenere meglio i suoni e le composizioni, grazie a questa scintilla importantissima per il romanticismo, ha allargato non soltanto il modo di suonare, quindi la tecnica violinistica, ma anche il modo di comporre,
la musica. Infatti le composizioni dell'Ottocento sono molto più lunghe di quelle delle barocche del Settecento, proprio perché grazie all'arco moderno si possono sostenere meglio i suoni e le frasi diventano più lunghe. Poi in realtà è stato grandissimo anche in tantissime altre cose. Pensate che dopo essere passato dalla rivoluzione francese, quindi scappato, andò a Londra e fondò nel 1813 la Royal Academy, quindi un personaggio di grande visione internazionale. Tra le altre sfaccettature che ha avuto nella vita, che rappresentano la vita di Viotti, è stato il primo violinista in assoluto a portare in giro per il mondo uno Stradivari, e quindi lo Stradivari si è legato alla figura di Viotti un po' come per Paganini i Guarnieri del Gesù. Quindi sono stati due artefici, soprattutto per Stradivari, indubbiamente lo è stato Viotti, perché non soltanto lo suonava, e quindi dopo aver suonato tutti volevano un violino come il suo e un archetto come il suo, ma l'ha anche consigliato ai suoi allievi come Rod, Bayeux, Kreutzer, insomma tutta la grande scuola violinistica dell'epoca e soprattutto quella francese. Questo appuntamento che si svolge qua all'interno della chiesa, come la chiamiamo noi qua a Nicasso della Pietà, è in occasione, è in relazione, è in occasione degli 80 anni della nascita delle Acli. Ed essendo noi l'unico circolo che abbiamo qua a Lamezia, il circolo Don Saverio Gatti, ha proprio sede qui all'interno della parrocchia, abbiamo pensato insieme all'Ama Calabria, in collaborazione insieme all'Ama Calabria e insieme ai due parroci di questa chiesa, sia Don Gatto e sia Don Gigliotti, di fare questa manifestazione qui all'interno della chiesa, una manifestazione musicale, di musica classica, con un artista a livello europeo. Nella prima domenica del Santo Avvento, il custode di Terra Santa ha attraversato la porta del muro di separazione, che si erge come testimone silenzioso di lunghi anni di sofferenza nella terra dove è nato il principe della pace, Betlemme. Con il suo ingresso ufficiale a Betlemme, padre Patton annuncia l'inizio del tempo di Avvento, in mezzo alle ferite della storia, e ricorda che la luce che splendeva dalla grotta della Natività 2000 anni fa continua ad illuminare il cammino verso l'amore e la pace. Il 30 novembre, lungo la Via della Stella e l'Arco di Al-Zarara, camminando verso la Chiesa della Natività, un corteo di bambini di Betlemme ha sfilato con striscioni che esprimevano le loro speranze. Sono venuti per accogliere il custode di Terra Santa, accompagnati da un gruppo di fedeli e rappresentanti delle comunità religiosa e civile. I bambini hanno sollevato striscioni con le scritte «Pregate per i bambini di Gaza» e «Fermate la guerra». Oggi nei loro occhi si è percepita una tristezza profonda e mai vista negli ingressi ufficiali degli anni passati. Le loro anime sembravano gravate da un dolore che hanno espresso chiaramente attraverso i messaggi dei loro striscioni. La speranza principale in questo momento è quella della pace, seguita dal desiderio di vedere i cristiani locali in grado di lavorare e ottenere un impiego dignitoso.
Per questo invito i pellegrini a ritornare al più presto in Terra Santa, specialmente a Betlemme e Gerusalemme, con la sincera speranza che questa guerra termini prima di Natale. As soon as possible to come back to the Holy Land and particularly to Bethlehem and Jerusalem. I really hope that this war will finish before Christmas. Mi chiamo Jan Salamé e spero che possiamo vivere in pace, che questa guerra finisca presto e vi auguro un felice Natale. Mi chiamo Lamara Nania e vi auguro buone feste e la fine della guerra, pregando Dio affinché protegga i bambini di Gaza. Auguriamoci che questi bambini possano vivere in libertà e dignità, con un futuro migliore. Betlemme sta affrontando circostanze molto difficili e uno dei problemi più gravi per la città e per la Chiesa è l'emigrazione dei cristiani. Betlemme sta vivendo un continuo esodo di cristiani che rappresentano una componente fondamentale del suo tessuto storico e culturale. Questa migrazione non è solo una perdita per la Chiesa in Terra Santa, ma comporta anche la perdita di un profondo patrimonio spirituale e culturale per tutti. Da oltre un anno affrontiamo queste difficoltà e siamo molto stanchi, soprattutto nel dover spiegare il significato della guerra ai nostri piccoli, che non riescono a comprenderlo. La guerra non ci ha colpito solo economicamente, ma anche psicologicamente. A un certo punto abbiamo pensato di emigrare, ma ci siamo chiesti, se partiamo come hanno fatto tanti altri cristiani, chi resterà qui? Desideriamo affermare la nostra presenza nonostante tutte le difficoltà che viviamo. Sappiamo di avere un Padre Celeste e confidiamo che non dimenticherà i suoi figli. Molte famiglie cristiane, inclusi alcuni miei amici, hanno subito un impatto enorme e purtroppo sono state costrette a emigrare da Betlemme a causa delle difficili condizioni economiche, dell'incapacità di provvedere ai bisogni essenziali dei propri figli e della paura che la guerra, iniziata a Gaza, potesse estendersi fino a qui. Nonostante tutto, ribadiamo, le nostre radici sono qui, qui abbiamo iniziato e qui rimarremo. Con l'accensione della prima candela dell'Avvento nella grotta di Natale a Betlemme, luogo in cui ha avuto inizio la promessa di salvezza, crediamo che Dio non abbandonerà la sua terra e il suo popolo. Nonostante le sofferenze e le difficoltà, rimane viva la speranza. Oggi vi voglio parlare di questi piccolissimi semini neri che in realtà sono dei semi di chia. I semi di chia sono dei grandi alleati del nostro benessere. In particolare in questo periodo ve li voglio segnalare perché sono alleati anche della bellezza dei capelli. Il periodo dell'autunno e l'arrivare dell'inverno davvero mettono i nostri capelli a dura prova dopo anche lo stress che hanno subito durante l'estate, per cui è importante nutrirli anche dall'interno, curarli fuori ma nutrirli dall'interno. Come si possono usare i semi di chia? Intanto i semi di chia sono ricchissimi di omega 3, sono ricchissimi di minerali come per esempio zinco e selenio, ma anche magnesio. I semi di chia possiamo usarli per esempio al mattino nello yogurt, ma anche aggiungere a delle zuppe, a delle minestre, calcolando circa un cucchiaino, massimo due a persona. Non esagerate mai, perché? Perché sono anche alleati del benessere intestinale e quindi potrebbero poi avere un effetto un pochino lassativo. Vi voglio mostrare come crescono di volume quando sono a contatto con qualcosa di liquido. Infatti si trasformano in un morbido gel. Questo morbido gel corre tutto lungo l'intestino, favorendo anche una pulizia intestinale, quindi un benessere intestinale. Pensate che in questo bicchierino ci sono soltanto due cucchiaini scarsi, vi voglio far vedere così, di semi di chia. Guardate.
Questa è la quantità di semi di chia che io avevo messo in questo bicchierino gemello e poi ho versato dell'acqua. Lasciandoli riposare circa una mezz'oretta, ecco qui che i semi di chia si gonfiano. Adesso questi iniziano a gonfiarsi piano piano. Vi faccio vedere l'effetto. Vedete? Ecco qui, è un morbido gel benefico per l'intestino. Mi raccomando, infatti, i semi di chia vanno sempre consumati abbinati a qualcosa di liquido, in modo tale da favorire l'assorbimento di parecchio liquido che servirà proprio a creare una sorta di pulizia interna. Ecco qui, guardate. Potete usarli quindi da colazione, pranzo e cena.